socio? Ciao, com'è? Tutto bene, tu? Bene, bene. Svegliati stamattina? Sì. Perché te la snack? Ma lascia stare, una schifezza. Te l'ho detto, metti due all'Inter. Ah, ma questi schifosissimi. Si sapeva che pareggiavano. Come dire? Dai. Andata così è andata. 130 euro hai perso. Ciao bella! Bevi tu, com'è? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Ciao Tony! Com'è raga? Ma tutto bene. Oh, ma avete visto Ale? No, non l'abbiamo visto. Non gli sarà suonata la sveglia. L'ho addormentato, credo. Quello non so dire. E invece avete sentito di quel ragazzo morto in macchina? Senti. Quello che conoscevamo, sì. Davvero era un infame, ah, sì? A quello era mostrato. Allora gli sta bene. Sì, gli sta. Ma com'è morto? È morto, sotto la macchina. Il padre scendeva, ha aperto lo sportello per andare al lavoro e il figlio è venuto adesso. Ma penso gli sta bene. Morto e soffocato, sì. Lo dice sempre mio padre di non pettare in macchina. Sì, fatti i compiti, sì, eh? Oh, devi rispondere. Dai, non sono riuscito. Corre, hai fatto i compiti. Corre. Ma che cazzo fai, oh? Tony, fermo. Io non ti voglio, ma perché non hai fatto i compiti? Dimmi perché? Ti ricordi di quel bastardo di te? Oh, il cellulare, No, ti ricordi quel bastardo di te? Quello è morto, eh? Te lo ricordi quando ti ammazzavamo assieme di botte? Eravamo ancora ragazzini, eh? Mamma mia. Beh. Andiamo a fare l'intervallo, ragazzi. Muori. Bastardo. Morirai come tutti gli altri. Merda! Trova da casa. Proprio una bella giornata. Metto a dormire. Mettiamo una lata. Tony! Cosa vuoi? Cerca il presidente. Di nuovo. Già scoperto, raga. Ci vediamo domani. Ciao, domani. Ciao. Cosa vuole quello? Ti va bene che oggi non ci sono gli altri? Ti va bene? I fatti compiti. I fatti e dopo me li dai. Ti raccomando, va? Adesso girati. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Thank you.
tutto. Ti sei svegliato finalmente. Chi è? Dove sono? Sei in infermeria. Alzati e vieni nel laboratorio di cinema. Pronto? Pronto? Adesso sediti e aspetta. Ma chi sei? Chi sei? Pronto? Oh! Tu? Sì, proprio io. Colui che avete tormentato per anni. Perché mi portate qui? Perché mi portate qui? Perché come a tutti gli altri anche a te tocca morire. Perché fai tutto questo? Ti ricordi quella partita di droga in cui Fede prese tutto, rubandomi i soldi? Sì. Quella partita di droga fu venduta a mio fratello e morì, è colpa tua, l'hai tagliata male. E io con tutto questo che cosa c'entro? Per questo tu meriti di morire, come tutti gli altri. No! Ma non dovete dire quello, dovete dire quello. Ma tu devi parlare, c'è la snare. La realtà, l'indifferenza, non cambierà. Cerchi un'uscita che non è là. Sogni di una vita che è lontana da ciò che dovrebbe. Ci aggrappiamo e dedichiamo solamente. Vedo un vecchio, un bimbo, un uomo, piccole